Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, bentornati, hai visto, siamo noi. Vi sarà successo di sicuro di assaggiare un piatto, un cibo, una pietanza e cominciare a viaggiare indietro nel tempo, un viaggio nella memoria. È un boccone che fa scattare quella che comunemente viene definita memoria involontaria. A Marcel Proust accadde assaporando una madeleine, un dolcetto alla mandorla. A me succede tuttora mangiando il sartù di riso, che sembra è di un certo livello. A me invece succede con le frittelline di ricotta di mia nonna Anita, che era di Imola, quindi immagina, però non l'ho mai più ritrovate, quel sapore l'ho perduto per sempre. È un appello questo? È un appello, una sorta di appello, perché l'avrete capito, noi oggi parliamo di piatti della memoria, memoria individuale, personale, ma anche collettiva, cittadina, regionale, nazionale. Lo facciamo con gli ospiti che sono qui per portarci i loro ricordi, ma anche per assaporare con noi. Bentornato Don Andrea Ciucci, membro della Pontificia Accademia per la Vita, esperto tanto di religione quanto evidentemente anche di cibo. Ben arrivato. Un'amica di Siamo Noi, Luisanna Messeri, con la sua chioma color fiamma, cuoca sopraffina. E Amit Dabush, che è proprietario, tra l'altro con la famiglia, madre, padre, fratelli, del noto, notissimo ristorante kosher, il Baghetto di Roma, che fonde le tradizioni culinarie giudaico-romanesche. E ben arrivato. Grazie. E in collegamento con noi, un altro amico di Siamo Noi, il collega della stampa Rocco Molinterni, palato sopraffino. Ben arrivato, benvenuti, pian piano. Benvenuti tutti, grazie, tra poco arriverà, eccolo qui. Ciao Rocco, ben arrivato. Buon pomeriggio. Noi vi ringraziamo perché portate qui non solo i vostri ricordi, ma riempite lo studio di profumi evocati, ma anche profumi che ci sono davvero. Però a questo punto dobbiamo invitare anche i nostri telespettatori a scriverci, perché qui noi vogliamo aumentare la nostra acquolina in bocca e lo facciamo come sempre attraverso il re dei messaggi. Assolutamente. Simone. E allora vi coinvolgiamo, grazie. Vi coinvolgiamo subito e vogliamo sapere quali sono i piatti della vostra memoria. Insomma, quali sono i piatti che vi fanno ricordare gli affetti, la famiglia, un particolare momento della vostra vita. Scriveteci e contattateci attraverso la nostra mail siamonoi@tv2000.it oppure scriveteci un messaggio o un vocale, breve vocale, WhatsApp al 348 30 70 345, oppure c'è sempre il nostro numero verde 822 88 96. Ovviamente siamo attivi su tutti i nostri social. E visto che sono qui, Massimiliano e Gabriella, già che mi trovo, esatto, che io farei una domanda al nostro pubblico che è qui, insomma, dai, vai, qua vicino. Vai. Io vado dal nostro Mario. Ma se io ti dico piatto della memoria, che cosa ti viene in mente? Guarda, il piatto mio della memoria è, quando ero piccolino, mia nonna mi faceva sempre la panzanella. Un applauso alla panzanella, direi. E vado anche dietro, visto che ci sono, dalla nostra Gallia. Piatto della memoria. Ogni domenica mia nonna faceva i ravioli con le patate. I ravioli con le patate, buonissimi. E poi andiamo da Giorgia e concludiamo. Io vado sul leggero. Pollo fritto di mia nonna. Leggerissimo. Leggerissimo. Viva il pollo fritto. Rocco Moliterni, io vengo subito a te. Vedremo poi le pietanze, i piatti, faremo passo dopo passo questo viaggio, ma intanto ci dici quali sono gli ingredienti che sono un po' la memoria collettiva italiana nazionale, fanno parte del nostro codice culinario, genetico culinario? Ma io direi che la pasta probabilmente fa parte proprio del nostro codice ed entra un po' nella tradizione di tutte le regioni, che le declinano poi in maniera diversa. C'è chi le paste ripiene del nord dell'Emilia, le paste fatte a mano del centro e del sud Italia. Direi che è un po' la pasta ed è poi quella che si legava sempre al pranzo della domenica, perché quando si faceva la pasta in casa, questa pasta in casa era quella tipica del pranzo della domenica, che tutti aspettavano magari tutta la settimana per assaggiare quel determinato piatto, che potevano essere i tortellini al nord o i ravioli o potevano essere le orecchiette o le busiate al sud. No, Moliterni, però non si dimentichi il ragù napoletano, che mi sembra fondamentale. Vabbè, abbia pazienza. Non anticipare troppo, perché lui ha ragù, è d'accordo, mi scuso.
della dimenticanza. Ricordiamoci di Sabato, Domenica e Lunedì, questa commedia di Edoardo, in cui il ragù napoletano, o raù come lo chiamava lui, era proprio al centro della vicenda. Ore e ore in Eterni hai fatto felice il nostro Massimiliano, ma nel contempo hai messo già un punto fermo per tutti noi, perché hai parlato di cucina italiana al plurale. Tante cucine diverse, ma non solo cucine regionali diverse, qui mi pare pure cittadine. Sì, perché in realtà in Italia poi la tradizione cambia da campanile a campanile e sovente da famiglia a famiglia, nel senso che ad esempio gli agnolotti, penso a un piatto del nord che sono gli agnolotti abbiamo gli agnolotti Langaroli, gli agnolotti dell'Astigiano, gli agnolotti del Monferrato, e praticamente in ogni comune c'è una variante, alcuni mettono il riso, alcuni mettono la scarola, altri mettono la verza dentro il ripieno, una cucina semplice, una cucina di origine contadina che però cambia di località in località, idem vale per le paste ripiene dell'Emilia, dove non c'è praticamente un comune vicino all'altro che abbia la stessa ricetta. Cara Luisanna, andare avanti è difficile, dopo aver sentito. No. No, io volevo dire a Rocco, ma da pianerottolo a pianerottolo cambiano le ricette, bella sottolineatura, da piano a piano. È interessante, il pianerottolo. Allora Luisanna, io e te, l'ho imparato in questi anni che siamo noi, parliamo più o meno lo stesso linguaggio, mi pare di capire. Penso penso anch'io. Cosa ci hai portato oggi? Una meraviglia? Io oggi vi ho portato un piatto della memoria, diciamo, il mio. E aggiungerei agli ingredienti di Rocco anche olio e vino. Cioè pane, pasta, sì, olio e vino. Sono una triade, diciamo, nostrana, di casa nostra, italiana. Io invece ho portato una cosa un pochino più complicata, che era il piatto del Natale, che si faceva a casa mia con la nonna, le zie, c'era l'orchestra delle zie diretta dalla nonna, ed è il pollo in galantina con l'insalata russa. E questo era un piatto e ci volevano 2 giorni a farlo. Poi ci darai tutte le indicazioni. Perché c'è la lingua salmistrata. Insomma, è tutto un lavoro. Quindi, sono state le zie a insegnartelo? Come si fa? Diciamo di sì. Io ho rubato molto con gli occhi, perché noi bambini non si poteva toccare nulla, chiaramente, solo guardare. Però questo, per esempio, è una ricetta che si ritrova anche in Artusi. Quindi è una ricetta che viene da tanto lontano. Se pensi che l'Artusi ha scritto il suo libro a fine 800... che vuol dire che si faceva ancora prima, insomma, è una ricetta ricca del nord Italia. Ma l'odore lo ricordi ancora? Il profumo di questi Natale? Certo, bisogna scrivere 7 libri però, come ha fatto Proust, una volta che uno sente l'odore e se lo ricorda, deve scrivere 7 libri. Conoscendo Luisanna, che oggi poi sentirete di libro nuovo, ce n'ha portato un altro, ci arriveremo ai 7 volumi. Don Andrea, tra poco poi a Luisanna chiederemo come si prepara quella complicatissima ricetta dei 3 giorni, ma lei che ci ha portato? Io invece ho portato una ricetta semplicissima, ma che non so fare, perché questa è... funziona così, e so far da mangiare anche decentemente, ma queste qui sono degli spaghetti al pomodoro, semplicissimi, perché è il sugo di mia mamma. Mia mamma, è un mistero per me, perché io non ho mai mangiato un sugo più buono del suo. Mai, ma questo è meraviglioso. È vero, eh? Questo che dice è meraviglioso, che poi... Ma è un giudizio oggettivo o è il sapore di mamma? No, ma è lì la questione, il vero mistero è quello. Perché la mia mamma, che fa 80 anni sabato prossimo, come si chiama la mamma? Amelia. Amelia, auguri Amelia, da tutti noi. La mia mamma, che fa 80 anni, è una signora che fa tante cose, ma assolutamente normale, non è una cuoca particolare, non ha fatto studi particolari, una mamma come tante altre, e fa il sugo buono, e io non sono mai riuscito a replicare il suo sugo, anche se mi ci sono messo di buzzo buono. Temo che la questione non sia gastronomica, ma clamorosamente affettiva. Per cui a un certo punto ho detto, ma neanche ci provo. Io so che se vado a casa e riesco ancora a mangiarlo, sono contento. Abbiamo messo un altro punto importante, perché evidentemente è quell'ingrediente, l'amore, gli affetti che ci legano chi ci preparava i piatti a fare la differenza. Che poi noi abbiamo detto, ho preparato spaghetti, ci ha portato spaghetti al sugo, ma la semplicità è un punto d'arrivo, anche per i grandi cuochi, mica è un punto... Assolutamente. Di partenza. Allora, a questo punto volevo coinvolgere Rocco nella nostra discussione, perché qui parliamo di mamme, di nonne, insomma la tradizione è lì. Le mogli dove sono? Questa è...
Ma il problema è questo, che per ciascuno probabilmente vive proprio il ricordo di quando era bambino, no? Perché poi questi piatti, questi profumi, queste cose che noi ricordiamo sono soprattutto legate all'infanzia. E allora per questo probabilmente noi pensiamo ai piatti della mamma e ai piatti della nonna. Saranno i nostri figli e i nostri nipoti che probabilmente vivranno come piatto della mamma o della nonna quello delle nostre mogli, sostanzialmente. Perché è un po' forse questa cosa della magia, cioè il ricordo di quando assaporavamo per la prima volta certi piatti e poi abbiamo continuato magari col tempo a prenderlo. Una cosa sulla tradizione va anche detta, che in realtà poi la tradizione, quella che noi chiamiamo tradizione, in realtà è un'innovazione che si consolida, perché se ci pensiamo magari ci sono delle cose che un tempo non c'erano, che noi facciamo, continuano a riprodursi e diventano tradizione. Ecco, però mi chiedevo se oggi è come ieri, cioè se la tavola è ancora un punto di ritrovo delle famiglie e se c'è ancora questa tradizione che passa di generazione in generazione, perché invece mi sembra, no, che quel tessuto un po' sia venuto infatti meno. Infatti adesso il pranzo della domenica, che era un rito secondo me che è andato avanti appunto negli anni del boom, forse non ancora gli anni che noi ricordiamo, quelli del pranzo della domenica, adesso un po' si è disgregato per vari motivi: da un lato le famiglie allargate, dall'altro i tempi che sono mutati, dall'altro c'è il fatto che adesso dal pranzo della domenica siamo passati al brunch, le nostre abitudini, magari il tirar tardi la notte del sabato fa sì che la domenica la famiglia non si ritrovi tutti insieme, i ragazzi o i più giovani fanno il brunch, che questa mescolanza di colazione e pranzo che viene dai paesi anglosassoni, e mentre tutta la famiglia non si ritrova più per quel rito che magari prevedeva anche prima che si andava a messa la domenica, poi si passava in pasticceria a prendere le vignole, almeno in Piemonte i pasticcini, che vedevano tra l'altro i bambini litigarsi su quali gusti scegliere, e poi si andava a tavola dove la mamma aveva preparato, la nonna aveva preparato certe cose e si trovava tutti intorno al desco. Questa cosa purtroppo, Rocco, non c'è più. Continua a piacerci molto tutto questo. La facciamo l'hashtag "Io sto con il pranzo della domenica". Tra poco, non con il brunch, non con il brunch. Ti voglio fare una domanda personale, vorrei che condividessi con noi un tuo segreto, un tuo ricordo, però intanto Amit sì. Ci ha portato qui, e la nostra regia lo inquadrerà, stavo dicendo la giuria perché merita un premio questo piatto, è il piatto proprio principe della cucina giudaico-romanesca, è uno dei miei piatti preferiti, il carciofo alla giudia. Che ricordo le fa venire in mente questo piatto? Questo cominciamo da qua. Guarda, io vengo da Israele quando avevo 6 anni, quindi l'ho conosciuto qui a 6 anni, a 7 anni, cominciando a frequentare, diciamo, le persone di religione ebraica del mio quartiere, quindi per me era un autentico estraneo questo, il carciofo, nonostante in Israele ce ne stanno di tutti i tipi, ma in questo modo mai mangiato e non lo conoscono, tant'è che gli israeliani vengono qua, lo prendono e mi lasciano tutte le foglie, ma mangiando il cuore. Gli ho detto: no, mangiate prima le foglie e poi il cuore. No, 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 ma queste noi le buttiamo. Voi, ma qui non si buttano. Comunque niente, non riesco a farli mangiare gli israeliani. Uno, cioè. Quindi è un passaggio dal couscous che ho abituato io a questo carciofo, che è una cosa romana, un connubio di sapori che è stato meraviglioso, cioè una riscoperta di un nuovo paese, di nuovi... Bellissimo quello che ci sta dicendo a me. Di nuovi orizzonti che per me erano estranei all'epoca. Cioè il sapore, il ricordo del momento dell'adattamento, della, in cui è arrivata cambio, una nuova terra. Della nuova vita, diciamo, che stavo affrontando, perché a 6 anni non capivi nulla, cioè vedevi tutti questi piatti nuovi, venivi da una tradizione, da un certo di tradizione, e ne trovavi un'altra, era un po' particolare per me. Non ci accontenteremo di questo, continueremo a indagare e approfondire il tema della cucina che ha queste radici, però siccome è lì il piatto e lo vediamo... E lo possiamo anche ci assaggiare. Siamo sempre domandati il segreto. Ha detto che lo puoi assaggiare. Lo posso assaggiare? Io già mi sono prenotata, l'ho detto a Massimiliano. No, lo davo per scontato. Lui vorrebbe in diretta. No, non lo facciamo dopo. Sento scrocchio, anche se freddo. Ecco, ma questa friabilità, quella i romani dicono scrocchiarello. Cosa lo rende così scrocchiarello? Cosa rende? Dei segreti, ma piccoli segreti. Nel senso, quello che molti. La lavorazione è lunga, anche se sembra una cosa molto banale, comunque anche quello che dicevamo prima, che da paese a paese, da porta a porta, è vero, perché nella regione ebraica, se vieni al ghetto di Roma, c'è la signora, quella lì, la dirippettaia, che ti dice no, si taglia così, e quella vicino a te invece che dice no, si taglia così. Anche lì è una diatriba, perché il modo di tagliarlo, di pulirlo e di cose è tutto. Non c'è ancora risposto,
segreto? Adesso arrivo al segreto. Il segreto, no, è allora l'olio deve essere bello caldo all'inizio, perché va fritto in due oli, in due temperature. Uno caldo ma non bollente, quindi gli dà la cottura, e la seconda volta, quando è completamente freddo, ma deve essere completamente freddo, e gli dà l'effetto shock. Quello quindi che freddo chiamiamo. Significa che non saltiamo il passaggio, lo mettete in frigo e poi... No, non subito da caldo, lo lasciamo raffreddare a temperatura ambiente, cioè in una normale conservazione. Siamo a livelli, lo schizzetto d'acqua. Ci sei arrivato, lo schizzetto, ci sarebbe mai arrivato. Lo ammetto. Allora, lo schizzetto d'acqua va fatto a casa, nel senso, io voglio fare un carciofo alla giudia espresso, allora vado con lo schizzetto d'acqua, quindi prima cottura, acqua e rifrigo. Allora è sempre lo stesso effetto shock che gli dà, quindi non ho tempo di farlo aspettare, di raffreddare naturalmente, lo aiuto a raffreddarsi. Effetto sorpresa. Noi ci proviamo, lei subito ha capito lo schizzetto, non sappiamo neanche che cos'è. C'è anche chi addirittura spesso lo mette in acqua e ghiaccio. Non, non coinvolge. Cioè completamente acqua e ghiaccio, e poi ributta. Lì ci vuole coraggio, lì ci vuole coraggio. Acqua e ghiaccio, è come la tempura al sito giapponese. Sì, l'ho sentito, anche quello conta, anche il rumore. È faccenda di sensi, non è uno scherzo, è faccenda di tatto, olfatto, di vista. Simone, che ci dicono i nostri telespettatori? Che ci dicono? Stanno facendo un elenco di piatti che io a me non ho mangiato e mi è subito venuta fame. Allora, cominciamo intanto con Antonio da Napoli. In famiglia abbiamo una regola, non si va a dormire senza aver prima mangiato una bella pizza. Mia nonna la fa una volta a settimana. No, una volta a settimana la fa la nonna e ovviamente loro vanno a trovarla. E poi, vi dirò di più, ci sono arrivati anche dei vocali. Cominciamo da Lucia, che ci ha mandato questo messaggio, sentite un po'. Il mio piatto della memoria sono i tortellini fatti in casa da mia madre. Mi ricordano il Natale, quando venivano dalle Marche i nostri parenti e la casa si riempiva di bambini e di allegria. Direi, insomma, che è bellissimo. Bambini, un applauso a Lucia che ci sta seguendo. Poi è il nostro primo vocale, quindi applauso doppio. E non è finita qua, perché ci è arrivato un altro messaggio da parte di Stefano, ascoltiamo. Il mio piatto della memoria sono le fettuccine al ragù. Ancora oggi, quando ne mangio, mi ricordo che era il piatto che prevalentemente la domenica veniva preparato da mia madre, quando ancora vivevamo insieme. Ma grazie ai nostri telespettatori, continuate, che siamo per lì apposta, quindi potete tranquillamente continuare a scrivere e inviare messaggi vocali. Hai la bussola? Non ce l'ho qui, ma... La mandiamo verso sud, perché adesso andiamo nel mezzogiorno, esattamente a Pachino, siamo in provincia di Siracusa, già ricorda qualcosa il nome di questo paese. Andiamo da nonna Pinuccia, che pensate un po', in un solo piatto racchiude le memorie di tutto il Mediterraneo. Vediamo un po'. La passione per la cucina me l'ha trasmessa mia mamma, che quando ero piccolina queste cose le faceva, e perciò io l'ho insegnato da lei, e faceva le ucche di vecchia, si chiamavano, i vota vota, l'ambanata con baccalà. Ho avuto le mani in pasta da sempre, da piccolina. Quella che prepariamo oggi si chiama la ghiotta ed è preparata con le lumache, il tonno, le patate, la cipolla, il concentrato di pomodoro e i peperoni. E sono cose siciliane che dicono che sono passate i greci qui, non lo so, e perciò queste cose sono tramandate da loro. Ho scelto di fare questo piatto perché è un piatto tradizionale della punta della Sicilia, di Pachino. Metto l'olio extravergine di olivo, che poi è quello nostro, quello che facciamo noi. Poi ci metto la cipolla e ci metto la conserva, quella che ho fatto io con il pomodoro. E allora faccio rosolare. Ora ci metto il tonno.
questo mi ricordo quando pioveva, che mio papà andava a fare le lumache, perché piovendo le lumache escono, che c'è l'umidità e escono, e poi portava queste lumache e noi facevamo la ghiotta. Mia figlia, siccome l'ho fatto sempre, i miei nipoti la vogliono essere sempre fatto, perché ci piace tanto. Ora ci metto le lumache e le giro. Ecco che metto la patata. Adesso si copre la pentola e lasciamo cuocere per 15 minuti. E la cucina è importante perché riunisce tutta la famiglia e le cose della nonna non si dimenticano. Il piatto della ghiotta è pronto. Lo versiamo nel piatto qua. Questa è la ghiotta ed è pronta, che ci sono tutti i profumi del Mediterraneo. Ringraziamo per queste immagini l'agriturismo Agri Maccari che ce l'ha fornite. Don Andrea, qui c'è una cultura mediterranea, terra, e fondeva insomma terra e mare, il Mediterraneo, no? Questo mare che unisce quello che sembra separare. La nostra cucina è anche dialogo tra culture che possono guardarsi in faccia, possono fondersi, e anche questo è un valore aggiunto. In quel piatto non c'era il Mediterraneo, ma c'era tutto l'oceano, perché patate e pomodoro arrivano dalle Americhe. È vero. Bisogna stare attenti, come sul tavolo che abbiamo qui, abbiamo i fagioli che arrivano dall'America. C'è ancora di più. Quella cosa che è nostra non è nostra, è molto più grande. Questo. E noi riusciamo a raccogliere idee. Ma che meraviglia! Da tanti mondi. Non siamo. Le cose nostre sono di tanti. Don Andrea, che bello, noi ci limitavamo al Mediterraneo e lei è andato oltre, non ci sono confini. A proposito, non ci sono confini, Amit, anche la cucina di famiglia, la vostra cucina, io so che il papà era di origine libanese, la mamma egiziana. Libica e la mamma egiziana. Quindi un incontro di culture diverse anche per voi. Sì, sono incontrati in Israele e ognuno di loro due ha portato le sue cucine, quindi anche loro, mia madre che cominciava a cucinare il giovedì per lo Shabbat, per il venerdì sera, è sempre un litigio, non si fa così, perché anche mio padre comunque ha la passione della cucina, l'ha sempre avuta, e faceva ognuno una cosa. Io mi ricordo il venerdì mattina mi alzavo, la prima cosa che facevo andare a prendere il couscous bianco e metterci il latte. Il latte sul couscous bianco come un po' il nostro riso perché latte. È una cosa egiziana, sì, dice egiziana, e l'ha insegnato il padre di mia madre all'epoca, quindi mio nonno. Quindi un dolce di fatto. No, era la colazione, si mangiava questo couscous con il latte e zucchero, e la sera mangiava il couscous con i fagioli, qualcosa più impegnativo, più pesante, più mediterraneo, un po' quindi. Come il nostro pane, sì, esatto. Più che il pane è come la pasta, forse. Quindi potevi cambiare i condimenti, ma rimaneva uguale. Mi chiedevo uguale. Se questa colazione a Israele o quando sei arrivato a Roma? No, in Israele. Si è persa quando sono arrivato qua la colazione, mentre la cena è rimasta sempre identica. Ti chiedo questo perché volevo sapere un po' che sapori ti ricordi di quei primi 6 anni in Israele, nella tua terra d'origine. Allora, la pasta di mamma, che era quello, io sentivo prima che parlavi del ragù napoletano, che noi utilizziamo molto, è tipo uno stracotto, si utilizza anche a Roma, quindi ogni paese poi lo chiama in modo diverso, qui a Roma lo chiamano stracotto, da noi in Israele mia madre lo chiamava la salsa, quindi pasta in salsa, che era con la carne stracotta, che la mangiai per 3 giorni di seguito, quindi se avanzava te la rifilava in qualche modo in altre sembianze, però era sempre quella. E stessa cosa l'ho ritrovata qui con lo stracotto alla romana, cambiando qualche ingrediente, qualche cosa. Anche poi qui, io dove sono rimasto. Anche qui, che ricetta fate voi così identica? Oddio, no, io ricordo. La genovese, scusa. Sì, la genovese, ma io pensavo ancora alla ma infatti il ragù napoletano è a pezzi, a tocchi. Vedi? No, io ricordo questo. Non il ragù macinato, il rumore che di questo noi. Sugo che bolle, purpattiava, come si dice a Napoli. A questo punto io comincio ad avere quasi, non dico delle visioni olfattive, perché sento i profumi. Luisanna,
ci devi spiegare, anzi prova a darci la ricetta, tenendo presente che ce la devi semplificare, perché 3 giorni per prepararla, 24 ore di riposo. È molto lunga la ricetta, Allora, ognuno di voi avrà l'artusi in casa, andatevela a leggere, si chiama pollo ripieno. Questo è un pollo che viene disossato e poi tutte le carni vengono macinate insieme con vari sapori, ci sono i pistacchi, quindi c'era la zia che sbollentava i pistacchi, li puliva, quell'altra che aveva già fatto la lingua salmistrata 2 settimane prima. Insomma, era tutto un lavoro, poi deve essere ricucito tutto perché poi viene bollito, avvolto in un panno sciacquato con la cenere e fatto bollire, poi deve freddarsi molto bene per poterlo affettare. Artusi ci metteva 3 etti di tartufi, noi non ci si possono più non prendere. È proprio mai non messi a casa mia. Susanna, non suona semplice, non suona semplice, tanto che ti devo chiedere, ma quando non lo deve cucini? Essere semplice, ci sono dei piatti simbolici che non sono semplici. Ecco, tu quando questo piatto simbolico lo cucini alla tua famiglia, in che occasione? Io lo continuo a cucinare a Natale. Natale, sempre. Ma io Natale, mi chiedo tanto, quando fate questi piatti così lunghi e laboriosi come ci sono, ma non gli dà fastidio quando la mangiano in 5 minuti? Ma non, quella non si mangia, quella dura una settimana, ma sei matto, è ritagliata fine. No. Così avvisiamo chi ha intenzione di andare a provare i piatti del nostro ospite, no, Massimiliano, di stare attenti a come mangiate, perché è vero, però la cucina va gustata lentamente. Se poi si chiacchiera il tempo si allunga, ed è un buon vantaggio. Relazioni sociali. Da soli invece si mangia molto velocemente, forse da solo mangia il lupo, si dice, bisogna mangiare insieme agli altri. Quante cose intorno al cibo? Io continuerei per ore così. Però devo dare un attimo da Moliterni, perché parlava prima Luisanna spiegando quando fa il pollo, ci ha risposto che lo fa a Natale, quindi grandi occasioni, riti, momenti di passaggio, è solo nella nostra cultura o anche in altre culture? Beh, credo che ci siano un po' nelle culture gastronomiche di tutto il mondo. Proviamo a pensare il tacchino nella cultura del Nord America, che è proprio il giorno del ringraziamento, si fa il tacchino, ed è nelle culture del Nord Europa. Pensiamo alla carpa, tra l'altro questa si ricollega alle festività ebraiche. Nel Nord Europa la carpa diventa uno dei piatti fondamentali in certi momenti. Direi che ogni paese, rispetto a quelle che sono poi le sue i suoi momenti clou, ha poi dei piatti che adatta a quel momento. Pensiamo, non so, all'Epifania, che vabbè, come dolce pensiamo a questa torta che attraversa un po' tutta l'Europa, che è la focaccia della Befana, che però in Francia fanno in un certo modo, in Spagna fanno in un altro modo ancora. Pensiamo ai dolci, appunto, anche del Carnevale, che sono un po' diversi, ma che attraversano un po' tutta l'Europa. Ma conosco poco le cucine orientali, ma immagino che anche in Giappone o in Cina probabilmente determinati piatti si fanno in determinate ricorrenze in cui probabilmente anche lì ci si ritrova tutto insieme, anche se poi vabbè la cucina cinese e la cucina giapponese hanno un altro modo di stare insieme. Senti Rocco, te l'avevo promessa prima, non so se ricordo bene, che c'era una sorta di piatto, trappola, chiamiamolo così, che la tua mamma cucinava per farti tornare a casa, è vero? Sì. Quando tu eri fuori per lunghi periodi. Ci sono due cose che mia madre faceva. Ma è una cosa semplice, sono le cozze gratinate. Mia madre aveva vissuto per un certo periodo a Taranto e sapeva che le cozze gratinate erano una cosa che a me piaceva tantissimo. E quindi ogni tanto mi telefonava, mi chiedeva dove sei, cosa fai oggi? Guarda, se vuoi io stasera faccio le cozze gratinate. Io, se potevo, a quel punto al richiamo delle cozze di mia madre tornavo di corsa. Oppure a volte quando faceva le orecchiette, nel senso che io le orecchiette ormai non le mangio più, perché come le faceva lei, come prima parlava Don Andrea, io non le ho mai più ritrovate, e quindi a volte diceva: io oggi o domenica prossima ti faccio le orecchiette, se vieni qua sono, e evidentemente non potevo. Don Andrea, sempre la mamma c'è di mezzo, però noi sappiamo che lei, Don Andrea, è molto avventuroso infatti di gusti culinari, cioè le piace l'innovazione, dosi diverse, abbinamenti inconsueti, cioè un po' posso sintetizzare così la sua posizione: bene la nonna che trasmette l'arte di fare le fettuccine alla nipote, purché la nipote sia libera di innovare.
Sì, perché noi dobbiamo guardare il futuro e non il passato. La gente che vive continuamente pensando al passato e dicendo ah, com'era bello il tempo, com'era buono, com'era la salsa della nonna, i tempi della nonna, tutto andava bene. Voi provateci a mangiare tutti i giorni un pranzo cucinato dalla nonna. Non mi reggete 2 settimane, comunque il medico alla terza vi ferma per un problema di colesterolo. Invece io credo che la memoria del passato è bella e utile tanto quanto ci aiuta a guardare il futuro. E allora benvenga la nonna che insegna alla nipote come si tirano la pasta, però... ma poi libera la nipote di prenderla e di farle in tempura in un wok cucinato con una cosa che non viene da sull'altra parte, perché allora la nonna ha fatto il suo lavoro, che è quella di abilitare il futuro. Vale per tutto tranne per il sugo di mamma, però. No, ma il sugo di mamma tanto lo fa solo mamma, cioè è irripetibile, è a prescindere, quindi... Ma questo poi ce lo dirà la storia, cosa vincerà, perché uno prova a innovare, ma se poi è cattivo, ben vengano le fettuccine. No, 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 che alcune cose rimangono, alcune cose cambiano. Ti impara, per esempio, lui dice... Andiamo avanti, guardiamo il passato con un occhio al futuro. Nel senso, la nonna ci ha insegnato a fare l'impasto, ma se invece di tagliarla a mano utilizziamo una macchinetta che ci aiuta, certo, certo, risparmiamo 20 minuti, poi abbiamo fatto lo stesso risultato. Però quindi abbiamo fatto il passato col futuro, quindi possiamo andare avanti. Innovazione che vale anche per dove lavori tu, insomma. Rispetto agli anni 80 i tuoi agli anni 80 che ha aperto papà e faceva le fettuccine a mano. Adesso abbiamo una bella macchina per la pasta all'uovo. E se i tuoi figli innovassero? Ben venga. Sono contento, no? No, assolutamente. È un impegno che ha assunto qui con Massimiliano, eh? Vedremo, verifichiamo poi. Hai visto l'espressione di Simone? Tutto contento? Perché oggi secondo chiama. Me c'è un filo con i telespettatori. Ma c'è un filo rovente. Un sorridente. Sì, perché insomma i nostri telespettatori scalpitano. Allora vi leggo qualcosa così al volo. Cominciamo da Angela. Il piatto della mia infanzia è la pasta ragù di mia nonna. Gli ingredienti erano e sono polpette, salsiccia, carne di maiale, carne di vitello e patate. Chi è troppo questo? Buono. E niente dietetico. Angela, si chiama la pasta al ragù della nonna, chiaramente. Ah, e poi andiamo... leggera. Sì, leggerissima. Poi andiamo con Serafina, che ci scrive, io sono per l'insalata russa, è troppo buona, non riesco a dire di no. E poi Pierangela, mi spiace, ma vincono le lasagne. Quelle di mio papà sono insuperabili. Teresa, il mio piatto della memoria è il pesce, per essere precisi, la grigliata di pesce. Ma cucina anche un papà? Sì, cucinano anche i maschi, caro Massimiliano. Sono cambiati i tempi, cucinano anche bene. Don Andrea, le scritture sono piene di riferimenti al cibo. Lei la prima volta che è venuto qui ce l'aveva già detto. Gesù esordisce in una sorta di ristorante con un banchetto. E non al Tempio. Non amava le sacrestie particolarmente Gesù. Gesù, perché Gesù si occupa della vita della gente. E la vita della gente capita per strada, capita in casa, capita a tavola. E lì Gesù c'è. Ecco, a proposito di questo, dei nessi tra religione e cibo, lei ha scritto diversi libri, io adesso cito i titoli, In cucina con i santi, Mangiare da Dio, A tavola con Abramo e poi L'ultima fatica che è Nutrire l'anima. Ma questo interesse per la cucina, a prescindere dal sugo della mamma, da dove arriva? L'interesse alla cucina nasce perché quando voglio rilassarmi faccio da mangiare, cosa che capita poche volte, ma ora mi piace farlo per gli amici. Ma in realtà poi la cosa è nata un po' per scherzo, ma ho scoperto che attraverso il cibo e le tradizioni e quello che la gente ha inventato si può ridire qualcosa di essenziale, di significativo anche dell'esperienza cristiana. Io non sono un prete cuoco, io faccio il prete di lavoro e basta, però mi piace raccontarlo e ho visto che far notare come davvero le cose fondamentali di Gesù sono a tavola e non soltanto perché per una piccola scherzetto comunicativo, ma perché la questione è essenziale, mi sembra significativa. Non fosse altro il fatto che quando i cristiani hanno dovuto scegliere un segno per dire ragazzi, tutto il resto va bene, ma quello non si tocca, hanno scelto una cena, pane e vino. Ecco. Io torno anche al primo miracolo, scusa. L'abbiamo detto, l'esordio al banchetto. In un ristorante, al mercato, sulla spiaggia. Gesù fa quelle robe lì. Lo dicevamo. Ma Nutrire l'anima si occupa del cibo di quelli che camminano, dei pellegrini. Siamo tutti pellegrini. Che cibo è quello che si offre e si riceve quando si cammina? È un cibo molto local, perché uno cambia ogni posto e quindi appunto frequenta molti posti campanili, ballatoi e quindi ne scopre le differenze. È un cibo donato e questo è interessante perché nel pellegrinaggio uno scopre l'esperienza e l'accoglienza, che è qualcosa che ti arricchisce e ti nutre ancor più del piatto che ti viene
offerto ed è un cibo molto nutriente, perché è vero, uno ha camminato e ha bisogno di qualcosa di significativo, e in questo senso credo che dica le questioni essenziali della vita. Tu hai bisogno di qualcuno che ti nutra, hai bisogno di qualcuno che ti accolga e hai bisogno di un luogo, di un tempo, di una storia dove vivere la tua esperienza. Senta Don Andrea, mi ha incuriosito questo fatto qui, che lei in Cucina con i Santi svela il piatto della memoria di molti santi. Vuole farci qualche esempio? La cosa mi incuriosisce. Incuriosisce? Sì, perché anche qui i santi sono delle persone assolutamente normali e che vivono nella più assoluta normalità la loro esperienza. E così, per esempio, abbiamo San Luigi, re di Francia. Uno dice, no? Di cui possediamo la cronaca di un glorioso banchetto. Potete immaginare, era un banchetto della corte di Francia. A questo banchetto partecipa un frate francescano che naturalmente si mette all'ultimo posto della tavola. Il re se ne accorge e si ricorda del brano del Vangelo in cui Gesù dice che quando vi siete a un banchetto mettete all'ultimo posto, si alza, chiama, va, lui il re, pensate, il re di Francia che si alza, va a chiedere al frate di sedersi di fianco a lui e condivide con lui il pranzo. Ma in realtà, sai, San Luigi che cosa fa? Era uomo, è interessante la sua storia, era uomo che in realtà mangiava pochissimo, e sappiamo che questo pranzo fu per la gran parte destinato ai poveri di quel paese. Perché le logiche della vita si dimostrano a tavola. Lei svela tanti particolari: i mostaccioli per San Francesco, il dolce preferito di Giovanni Paolo II, i maccheroni di San Pio della Pietralcina, la polenta per Papa Giovanni XXIII. Visto che mi trovo, non è che lei conosce anche il piatto preferito da Papa Francesco? La bagna cauda, la buona tradizione piemontese, assolutamente quella. Però abbiamo anche conosciuto il gelataio di Papa Francesco. Lei pure Buscia, ha cucinato a Mitte per Papa Francesco insieme a suo fratello. In che occasione e che cosa avete preparato? Allora, l'occasione è stata un suo convegno di ospiti argentini, amici suoi, che sono venuti a Santa Marta. Abbiamo avuto l'onore di cucinare nella cucina di Santa Marta, dico molto semplice, come lui, veramente un posto semplicissimo, sia la cucina che l'ambiente, molto pulito e lindo. Lì abbiamo fatto delle cose a base di pesce, del baccalà al forno con l'uva passa, pinoli e patate, un'altra cosa romana, il carciofo alla giudia non è mancato. Quello che mi ricordo molto molto bene è, andando via, che ovviamente queste cene sono durate un po' perché lui si è trattenuto rispetto a... Ha gradito Papa Francesco? Sì, ha gradito, mangiava e ci ha fatto anche molti complimenti. Infine, proprio neanche che non c'era il tempo di portare il dolce, ha preso in mano una mousse al pistacchio e ha gradito moltissimo questa mousse, l'ha mangiata, una mousse che calcola che senza latte, senza derivati gli è piaciuta tanto, quindi grande gioia per voi, grande soddisfazione. Anche a me la mousse, ci sarebbero tante cose da dire intorno a quell'occasione, ma ce le rivelerà un'altra volta. Luisanna, perché si dice che dalle tue parti i toscani non cucinano ma cuociono? Perché così apparentemente sembra una diminuzione, sembra diminuire un po', sminuire quello che fanno. In realtà invece no, non è così. Ma perché la cucina toscana è una cucina soprattutto di prodotto, e siccome in Toscana i prodotti sono particolarmente buoni, fatemi dare un po' di arie per piacere, e no, quindi non c'è l'intervento del cuoco, cioè a casa nostra in cucina è quasi più importante il contadino, l'allevatore, che non il cuoco. Il cuoco, perché il prodotto toscano ha bisogno di poco, non c'ha lunghe cotture, non c'ha grosse aggiunte di... è una cucina semplice, umile, piace a noi questo aggettivo. Il pane, l'olio, le verdure sono protagoniste del tuo nuovo libro, La cucina del casale, eccola qua. Che cosa ci fa scoprire? Perché noi ogni volta con te scopriamo qualche pezzetto in più. Si cerca di ritrovare un accordo con la natura, con le stagioni, col mondo, di non andare controcorrente, per cui mangio i pomodori a gennaio. No, i pomodori li mangio quando ci sono, perché sono meglio, hanno meno intervento della chimica, costano meno e poi sanno di qualcosa finalmente, e poi sono una novità ogni volta. Bisogna stupirsi a tavola. Se io mangio sempre la stessa roba
non va bene, per quello si diceva anche prima i cibi simbolici, perché sono importanti per cadenzare il nostro anno, se no chi siamo? La cucina marziani. Del casale, della yes. nostra Luisa Anna Messeri, un libro tutto da leggere. Allora Rocco, abbiamo fatto una bella operazione in questa puntata, abbiamo, come dire, smosso la nostra memoria. Che sensazione ha portato in te? Ha portato la sensazione che secondo me si rivive un po' il passato, però sono d'accordissimo con Don Andrea che però ci serve per andare avanti, per guardare al futuro. C'è la tradizione, ricordiamo certi piatti, però forse proprio la memoria di questi piatti ci deve portare a creare dei nuovi gusti che saranno i gusti del futuro. Bel messaggio. Bello, grazie, siamo partiti dalla tradizione, Monterni. Dalle nonne grazie, e arriviamo ai figli. Grazie a Don Andrea Ciucci, torniamo. Grazie a Luisa, a Luisanna Messeri, grazie ad Amette D'Ambusci. Torniamo puntuali domani alle 15.20, puntata tutta dedicata a Papa Paolo VI, lo sapete, domenica sarà santo e allora la testimonianza della mamma della piccola Amanda, miracolata dal pontefice. A domani, non mancate. A domani.